Benvenuti alla 65esima puntata di Pillole Montecitorio. È la settimana che va da lunedì 21 luglio a venerdì 25 luglio. Lunedì la discussione generale è intanto sul decreto legge disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati, nonché di modifiche al codice di procedura penale, alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario anche minorile, e poi la discussione generale sulle mozioni che recano iniziative per il prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico e per l'ammodernamento della linea ferroviaria sulla dorsale adriatica, e da ultima la discussione congiunta del conto consultivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2013 e del progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2014. Martedì 22 luglio abbiamo votato innanzitutto la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare, cioè l'arresto nei confronti del deputato Galan, e poi abbiamo proseguito, entrando nel merito degli emendamenti, il decreto legge, quello che riguarda le disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati, nonché delle modifiche al codice di procedura penale. Si è proseguito con questo decreto, su cui c'è stata un po' di contestazione, in particolare della Lega, anche nella giornata di mercoledì, nella quale vi ricordo peraltro si è svolto come di consueto il question time, e giovedì nella mattinata, fino all'ora di pranzo, con le dichiarazioni di voto in diretta, si è concluso l'esame e il voto definitivo su questo decreto legge. Poi si è passati all'esame del bilancio interno della Camera con le repliche dei questori, poi i diversi ordini del giorno, oltre i 130 che sono stati presentati, e quindi alla fine si è approvato il bilancio interno della Camera. Si è poi votata e concluso l'esame quindi anche la mozione sulle iniziative per il prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico, e poi venerdì, come di consueto, l'appuntamento con le interpellanze urgenti. Questo è il quadro degli appuntamenti della settimana. La prossima sarà una settimana importante perché in discussione in aula ci sarà il decreto legge del governo sulla pubblica amministrazione, che ovviamente vi darò informazione nella prossima puntata di Pillole Montecitorio. Per ora è tutto e vi auguro un buon fine settimana.